mattina prima dobbiamo fare colazione. Una colazione super speciale. Il miglior giorno dell'anno è arrivato. No, ti stai sbagliando. Prima si aprono i regali. Matti, è la tradizione. Dai, non fare la falsa chiotta. Lo sai che prima dobbiamo fare colazione. Poi ho un certo languorino. Non vedo l'ora di vedere che dolci di Natale ci sono. Andiamo. Aspetta un attimo. Prima volevo farti vedere il mio pupazzo. Vedi, ha vestito anche lui da Natale. Molto carino, mamma mia. Beh, c'è da dire che anche a Pasqualino queste orecchie gli donano. E più, guarda Matti, ho comprato degli orecchini a forma di albero con il regalo sotto. Andiamo in cucina e facciamo colazione. Speriamo che non abbia rovinato tutto il Grinch, eh? Non è che è passato questa notte in casa nostra e ha rubato anche le cose della nostra colazione. No. Io non la posso sopportare una cosa del genere. Andiamo. Sono troppo curioso. Wow. Oh mio Dio. Di Natale, i contenitori di Natale e questo coso di vetro di Natale e poi anche i dolcetti di Natale. Wow! Anche le candele sono di Natale, ora le accendo. Ok, candele accese e possiamo aprire i regali. Andiamo. No, Ninna, prima dobbiamo fare colazione. Non basta accendere le candele. Questa è la morning routine di Natale di Ninna e Matti. E lo sanno tutti che come prima cosa bisogna fare colazione. E poi andremo ad aprire i regali. Guarda Matti, c'è anche il camino sulla televisione. Però non scalda questo. No, è vero, non scalda. Che poi la cosa divertente è che in realtà noi abbiamo il camino vero. Perché nella televisione? Vedi, questo è un camino vero. Solo che noi non l'abbiamo mai utilizzato. Comunque, guarda un po' cosa c'è lì. I regali, dai, ma ti li apro. Una spacciatina, eh? No, stai ferma, non ci provare nemmeno. Guarda che bella colazione, tu cosa vuoi assaggiare come prima cosa? Non lo so, voglio mangiare tutto quanto. Guarda, qui c'è anche del latte. Guarda che carini, tutti i cioccolatini a forma di Natale, Matti. Io mi sa che voglio l'omino pan di zenzero. Ehi, ma era quello che volevo io. Allora vieni, perché sono brava. No, combattiamo per averlo. Ecco, dobbiamo fare una battaglia dobbiamo fare per avere l'omino pan di zenzero. Facciamo sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Aspetta, lo volevo io. No, basta. Ok, pronti all'assaggio. Piccolo pezzetto di pan di zenzero. Ti staccherò la testolina in questo momento. Però lo faccio bene perché sei buono, eh. È il momento di procedere all'assaggio. Questa morning routine natalizia è la più bella di sempre. Vado, 3, 2, 1. Non ci credo. Ma non è un biscotto, è un marshmallow all'interno. Ci sono rimasto malissimo. Pensavo che mordendolo, crack, facesse il rumore del biscotto duro. Invece è morbidissimo. Ok, ora tocca a me. Ho paura che anche il mio sia un marshmallow, sai. Vabbè, vado, Ninna, ma hai staccato un pezzo di testa al pupazzo di neve. Anche tu. Sì, beh, effettivamente non è un bellissimo spettacolo. Matti, vediamo cosa c'è qua dentro, allora. È vero, questo è una specie di portacibo di Natale. Cos'è? Ci sono degli oggetti all'interno. Di sicuro qualcosa di buonissimo da mangiare. Vai, 3, 2, 1. Ah, vabbè, ma è ovvio, non ci avevo pensato. È del pan d'oro, perché si sa che a Natale si mangia sempre il pan d'oro. Esatto, un bellissimo pezzo di pan d'oro. Buona colazione, Ninna. Anche a te. Buonissimo. Scrivete nei commenti se a voi piace più il panettone o il pan d'oro. A noi il pan d'oro, perché nel panettone ci sono i sandwich. E se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un bel mi piace a questo video. Va bene, il dubbio, io mi mangio anche l'ultimo pezzo di pan d'oro. E allora anch'io. Aspetta un attimo però, Ninna, non è una vera morning routine natalizia. Se non apriamo i regali di Natale. No, non intendevo quello, intendevo che non possiamo vivere la mattina di Natale senza... Metti Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way. Tu sei stonato. È bellissimo. Sì, Ninna, parla con me. Jingle Bell, Jingle Bell. Vai, Ninna. Jingle Bell, Jingle Bell. Ammazzare, tu vuoi lavorare sulle
così il ballo di Natale. Che cosa stai facendo? Ma sì, ma povero Willy. No, va bene, ok, basta, sì. Vai, ok. Che fatica. Mattino, sai che momento è arrivato? Il momento di aprire i regali, ecco, ora li devo aprire per forza. Allora, fammi controllare un po'. Sì, dai, è arrivato il momento di aprire i regali. Dammi i regali, 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 dammi i regali. Con calma, Ninna, con calma, ho tutto il tempo che voglio, guarda. Dammi i regali, dammi i regali, dammi i regali, dammi i regali, dammi i regali. Ho capito, prendo i regali. Devi sapere che per te oggi ci sono ben due regali, non solo uno. Dammi, dammi, dammi. Apri prima questo? Sì, apri prima il più piccolo. Ok, 3, 2, 1. Aspetta, devo indovinare cos'è. Vai, prova a indovinare. Non mi ricordo neanche io cosa c'è dentro. No, non lo so che cos'è. Apro. 3, 2, 1. Dei calzini di Natale! Esatto, ci sono dei bellissimi calzini di Natale, di Babbo Natale e della Renna. Guardate che carini. Ammettilo, sono bravissimo a fare i regali. Me li metto subito. Ecco qua, sono bellissimi. Grazie, Matti. Ma non è ancora finita qui, perché regali, devi sapere che c'è un altro regalino per te. Questo è anche più grande. Dai, prova a indovinare, prova a indovinare. No, Matti, non capisco. Vabbè, dai, aprilo allora. È un iPhone! Il tuo nuovo telefono! Non avevi idea di quanto tempo ho aspettato per dartelo, non vedevo l'ora! Che c'è? È un iPhone finto! Tu sei proprio un falsacchiotto, dietro. Aia, ma dai, ma che iPhone finto? L'ho ordinato 3 mesi fa, non aspettavo altro che dartelo come regalo di Natale. Come dici che... Guarda, è vero, è vero. Uh-huh. Vabbè, dai, non è Natale se si fa qualche scherzetto divertente, no? Forse ho preso piadino. Poi ci sono due penne natalizie, sì, vestite da follettino. Beh, Matti, ti sei superato con i regali, eh? E devi sapere che non è ancora finita qui, perché nella scatola c'è il terzo regalo. Sì. Che è un bellissimo regalo, sì. Sì. Degli elastici dentro a un cartoncino di Babbo Natale. Sì, elastici natalizi. E cosa dovrei farci io secondo te? Con gli elastici ci leghi le cose, no? O anche i tuoi capelli, potresti fare delle treccine natalizie. Ah, vabbè, apri il tuo. E vai, finalmente tocca a me. Ammettilo, sono il miglior Babbo Natale del mondo, vero? Non direi, Matti. È il mio momento. Wow, la scatola è grandissima. Sì. Vado? Sì. Vado, vado, vado. 3, 2, 1. L'hai rotto. Problema. Ma che cosa è? Aspetta, aspetta, aspetta. È un cappello di Natale. Guarda com'è bello, ti sta benissimo. È bellissimo. C'è scritto Buon Natale e ci sono anche le orecchie da Renna. Esatto. Vedi, io sono bravissima a fare regali. Beh, anche il mio è stato bello. Però c'è da dire la verità, con questo sono proprio un figo. Ok, Matti, è arrivato il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale. Senti la mia. Ma scusami un attimo, scrivi la lettera a Babbo Natale adesso, già per il prossimo Natale, per chiedere altri regali? Non ho capito. No, Matti, senti qua. Allora, caro Babbo Natale, vorrei chiederti se il prossimo anno puoi dire a Matti di farmi regali più belli. Ehi, aspetta un attimo. Dai, ma che cosa fai? Grazie. Aspetta, un bacino. E lo firmo. Ecco qua, la mia letterina è pronta. Questa cosa non me la sarei mai aspettata da te. Questa era la nostra morning routine di Natale. Ci tenevamo tantissimo ad augurarvi un buon Natale. Passate le feste con la vostra famiglia. E mi raccomando, fate i bravi, se no nessuno vi porterà i regali, eh. È vero, capito Renna, devi fare la brava anche tu. Uh-huh. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.